con Alessandro Negrini, regista del film La Luna Sott'acqua, al cinema da lunedì 9 ottobre 2023. Ben trovato. Ciao a tutti e grazie per l'invito. Di cosa parla il tuo film? La Luna Sott'acqua è ambientato in un paese che si chiama Erto, che è uno dei paesi sopravvissuto alla tragedia del Vajont, della quale cade proprio quest'anno il 60° anniversario. Il film non è un reportage, un documentario classico, ma è un film che ondeggia molto con il linguaggio del sogno e con le atmosfere che si respirano in questo paese semifantasma, che ha una storia incredibile, sfuggita alle storie ufficiali, perché questo paese era proprio destinato a scomparire per sempre, eppure è ancora lì. Come nasce tutto? Mi parlarono di questo paese diversi anni fa e il film è girato nell'arco di diversi anni. Andai a scoprirlo e scoprii questo luogo di resistenza, perché effettivamente è un paese che si è aggrappato, è proprio anche degno del nome, inerpicato e aggrappato alla montagna sulla quale si trova. Iniziai a incuriosirmi, poi trovai insomma una produzione che si appassionò al progetto, che si chiama Incipit Film, e chiesi loro di poter stare un po' da solo lì. E qui raccolsi storie incredibili, aneddoti, creando un legame molto forte col paese, e da qui è nato il film. Un film che ha veramente degli elementi che a volte definirli onirici non è sufficiente. Per esempio, il titolo non è casuale. Quando andai lì, una delle cose che mi dissero e che mi spiegarono è che spesso non si vede la luna piena, perché quando tirarono sulla diga, nel canyon l'aria si bloccava e spessissimo questo paese è totalmente coperto dalla nebbia. E un vecchietto mi disse: ci hanno rubato anche la luna. Quella frase mi rimase in mente e decisi di restituirgliela a modo mio con questo film. Al film che corpo e che anima hai voluto dargli? Ha un corpo molto sognante, costruito come una favola, e come tutte le favole però ha un sottotono tragico, perché si parla di quella che è stata definita dalle Nazioni la più grande tragedia provocata dall'uomo. Però è un film corale con diversi personaggi e che flirta molto con il linguaggio del sogno. Sogno condito di ferite, promesse tradite e desideri di una normalità che sembra sempre che stia per arrivare e poi non arriva mai. La voce narrante del film è di Maria Pia Di Meo, che è un po' la principessa del doppiaggio italiano, e doppia tutt'oggi Meryl Streep, ha doppiato Jane Fonda, che ha dato veramente un tono sognante al film. E poi è un film con tanti elementi dentro, intrecciati, dove il passato parla continuamente nel presente, non soltanto il passato del Vajont, ma un passato ancora più antico. Che impressione ti ha fatto venire a contatto con questa realtà e poi filmandola? Quando hai a che fare con una comunità non ferita, ma proprio inondata dall'ingiustizia, devi stare attento molto a dove metti i piedi, devi dare la sensazione che non sei lì solo perché vuoi fare un film, ma che loro sono importanti perché esistono, e nel loro esistere ti raccontano un pezzo di storia invisibile, inenarrata. E quindi in realtà sono io che ringrazio loro, perché mi hanno reso testimone che spesso resistere serve, perché questo paese veramente, anche dopo il Vajont, era destinato a scomparire dalle mappe, perché le autorità decisero di renderlo inabitabile nonostante il pericolo fosse passato. E il motivo era il voler continuare a sfruttare il bacino a montagna crollata. E la seconda cosa è che purtroppo il Vajont è una storia poco narrata, spesso narrata male. Ancora oggi leggo di gente che parla della diga che crollò, e invece è l'unica cosa che rimase intatta, imponente, questo dinosauro che sembra quasi che si stia per risvegliare ogni giorno con i suoi incubi e le sue promesse tradite di quegli anni, perché ovviamente spesso in un profitto le vite vengono travolte con la promessa di benessere, di prosperità, e invece furono totalmente scippati. Però questa comunità ha resistito ed è ancora lì, e io gli voglio bene per questo. Che percorso distributivo farà? C'è stata l'anteprima al Napoli Film Festival, la Sala Grenoble di Reggio
la settimana scorsa, e dal 9 ottobre adesso uscirà in diverse sale. Cominceremo dalle sale più vicine al territorio dove è accaduta la tragedia, quindi al Cinema Zero di Pordenone, il Visionario di Udine, poi saremo a Treviso e in tante altre sale, sarà a Perugia, se non me ricordo tutto, in Toscana, in Sardegna, Cinemateca di Cagliari, e saremo a Roma il 14 novembre al Cinema Farnese, in una bella serata dove cercheremo di raccontare questa piccola grande storia invisibile. Dovrebbe esserci in sala anche Maria Pia di Meo, speriamo, e avrà una circuitazione. Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più? Trovate tutto sulla mia pagina Facebook, Alessandro Grini, sulla pagina Incipit Film, che è la produzione e distributore, e poi insomma troverete anche su internet informazioni. La Luna Sott'acqua è il titolo del film. Al cinema da lunedì 9 ottobre 2023, un saluto e un ringraziamento al regista Alessandro Negrini. A presto! Grazie a voi, a presto, ciao, ciao ciao.